I ragazzi stanno pagando un prezzo altissimo alla pandemia sotto il profilo dell'apprendimento e delle relazioni. Il Rotary ha voluto pensare così a loro e alle difficoltà delle famiglie nel garantire la didattica a distanza con adeguati strumenti digitali, donando dei tablet in Abruzzo 155 già in distribuzione. Il programma è stato illustrato questa mattina a Pescara all'Ipsas di Marzio Michetti. Rossella Piccirilli, governatore del distretto Rotary 2090, Abruzzo, Marche, Molise e Umbria. Il Rotary naturalmente è sensibile alla tematica della scuola. Vogliamo illustrare il progetto e soprattutto le finalità? Certo, questo è un progetto che nasce da una partnership molto importante tra USAID, che è un'associazione governativa americana, e il Rotary International. Grazie all'USAID ci saranno 5 milioni di dollari distribuiti in 18 mesi, quindi da ora fino a febbraio 2022 in Italia, e nel nostro distretto, che è in sé 4 regioni, avremo 3 tranche da 100 mila dollari. La prima la stiamo proprio impegnando in questi giorni ed abbiamo acquistato, pensando proprio ai giovani, e non poteva essere diversamente, 500 tablet da donare nelle 4 regioni che afferiscono al distretto. Ed oggi siamo qui proprio per iniziare da Pescara, dall'Istituto Professionale di Marzio, con la donazione e la distribuzione dei 155 tablet che andranno in Abruzzo. C'è un criterio, immaginiamo, di distribuzione? Assolutamente sì, grazie agli istituti scolastici regionali delle 4 regioni abbiamo intercettato una linea guida data appunto dai vari direttori scolastici regionali, e quindi abbiamo preferito valorizzare gli istituti professionali in questo momento, dove possono trovarsi delle particolari fragilità. Antonella Ascani, questo è un supporto senza dubbio fondamentale per la crescita degli studenti, no? Assolutamente sì. Adesso come non mai abbiamo un bisogno eccezionale di ogni strumento e di ogni donazione che ci possa aggiungere. E siamo onoratissimi che il Rotary Club abbia scelto proprio noi come prima scuola in cui fare questa donazione. Il Rotary si conferma un ente di grande sensibilità. Sì, noi abbiamo rapporti abbastanza frequenti con loro e sempre sono attenti alle esigenze dei ragazzi, anche delle fasce più deboli e delle scuole, perché sanno che da qui poi parte tutto il resto della società, da qui verranno fuori i nostri futuri professionisti, i nostri futuri, speriamo, dirigenti.